È una buona pratica di partecipazione civica. Privati, enti e associazioni che scelgono di adottare un'area verde della città e di tenerne cura. In un anno e mezzo a Napoli sono già più di 100 gli spazi destinati a verde pubblico e affidati senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati. Da dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato su proposta della Giunta un apposito regolamento e ad oggi aiuole e giardini dati in affidamento raggiungono i 40.000 metri quadri di terreno. Con i presidenti della nona e decima municipalità, Maurizio Lezzi e Giorgio De Francesco, il sindaco De Magistris ed il vice sindaco Sodano hanno effettuato un tour di alcune delle isole verdi riqualificate nella zona di Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Lodevole l'impegno di imprese e associazioni che hanno scelto di partecipare alla cura della città. Questa volta nell'area occidentale, appunto via Consalvo, Cavalleggeri Aosta, Montagna Spaccata, Pianura, dimostrazione che i cittadini di Napoli amano sempre di più la nostra città e hanno colto benissimo il nostro messaggio di adottare spazi della nostra città per renderli più vivi, più verdi, più partecipati, per creare luoghi di accoglienza, di partecipazione per i bambini ma anche per gli anziani, per le persone meno giovani. Quindi questo è un bel messaggio, siamo arrivati credo a circa 130 luoghi adottati e oggi sono qui a ringraziare i cittadini, i volontari. Il giro è partito da via Consalvo presso l'area verde affidata all'Associazione Volontari per Napoli, poi in via De Sivo al parco adottato dall'Arci Cavalleggeri d'Aosta e in via Epomeo per una visita alle aiuole coltivate dai ragazzi diversamente abili dell'Associazione Progetto Pace. È una straordinaria partecipazione, questa che vediamo qui è quella che diciamo in qualche modo ci ha emozionato più di altre, perché è la dimostrazione che la cittadinanza attiva può essere veramente fatta da tutti, anche da chi ha avuto delle difficoltà nel corso della vita e che risponde con il protagonismo. Il tour è proseguito presso le rotonde di Montagna Spaccata, riqualificate da un gruppo di imprese locali, per concludersi all'aiuola della legalità davanti al cimitero di Pianura.